Salve gente, bentornati. Come leggete dal titolo, video collaborazione per la nuova collezione, facciamo anche le rime, della Riviera Escape. Ovviamente la collaborazione è con il qui negozio Casa In Shop, che è il mio negozio a chilometri 4, perché ci metto, sono 4 chilometri per arrivarci, e quindi è qua vicino. E un saluto alla negoziante la Milena Calzati. E sì, io mi rifornisco lì di solito, quindi sono una fedelissima di questo negozio. Allora, la collezione Riviera Escape, che gli è arrivata la settimana scorsa, se non dico gastronerie, bel termine. E partiamo con la prima, che si chiama Olive Time, così. E è una food and spice, per me è un sale e tabacchi, e la descrizione ufficiale dice: l'odore fresco di erbe delle coste mediterranee ricche di foglie di olivo, agrumi e muschio. Note di testa: foglie di olivo, limone, arancia. Note di cuore: timo. Note di fondo: muschio. Allora, bene o male è lineare sta descrizione qua. Il problema è che per me sa di pinzimonio, come ho detto anche già sul blog. Ero tentata di metterla tra le aperitivose, appunto per il discorso pinzimonio. Poi ho detto: oh, boh. I sali, le spezie, tutto le ho inserite in questa. In questa mia categoria personale, quindi ho detto: vabbè, mettiamola lì. Però la tentazione è stata grande. A me trasmette sta cosa qua del pinzimonio. Io non so che farci, è un odore stranissimo. Annusata da spenta, ho detto: Jessica, attenta, questa t'uccide. Perché secondo me. E poi è successo anche così, cioè non è che mi ha ucciso, però perché ci sono andata cauta con un pezzettino piccolo, perché comunque sento proprio la botta in fronte quando la uso. Infatti di solito io uso un quarto di votivo, in questo caso invece ne ho usato un ottavo, che corrisponde a circa un quarto di tart, e ho fatto bene, ho detto, tanto poi se è poco intensa aggiungo, no, va bene così, va presa a piccole dosi, secondo me. Poi magari c'è chi la dirà: non sento niente. Non è cattiva, è strana, però non riesco a capire. Adesso poi sono uscite da poco, quindi sono tutte da sperimentare anche per altre consumatrici dei gruppi Facebook di cui faccio parte, quindi. Però secondo me ci saranno due spaccati, cioè ci sarà chi la odia e chi la ama. Non penso che in una fragranza così ci potrà essere della neutralità, nel senso, no, non mi fa né caldo né freddo. È troppo strana. E niente, questo qua è il pinzimonio. Poi abbiamo l'omonima della collezione, appunto la Riviera Escape, con una bella cartolina. Immagine, allora è una fresh, io la inserisco tra le dopo barbine, e la descrizione ufficiale dice: il profumo del mare, del lungomare scintillante e colline di meravigliosi boccioli che splendono ai raggi del sole. Note di testa: accordo marino. Note di cuore: accordo floreale. Note di fondo: alghe ambra. In questo caso aiuta più la descrizione che le note, però non vengono intesi i boccioli, quindi penso sia fiori in generale, senza specificare così, anche perché è una dopo barbina. Cosa devi dire? Sa di deodorante di maschio, cioè maschio, profumo di uomo, non salvatichino. E ricorda molto, che magari può aiutare chi magari è indeciso se acquistarlo o no, ricorda molto, secondo me, le
alcune fragranze del passato e del lontano presente, cioè tipo di un anno fa, quali Beach Walk e Beach Holiday. Secondo me anche un pochino la Ocean Blossom, ma non sento l'odore di bocciolio. Cioè, è un miscuglione, non è una cosa ben definita, quindi io non so dire se si sente o no odore di boccioli. A me ricorda molto la Beach Holiday. Quindi è un po' intercambiabile. Non tanto intercambiabile quanto può essere un po' un tamponamento. La cosa che mi ha colpito di più in questa fragranza è l'etichetta, che sembra una cartolina di quando si andava in vacanza con i genitori, poco gentilmente, e si spedivano le cartoline ai nonni per dire che era tutto a posto. E secondo me questa qua è molto legata alla linea che si chiama Côte, Costa, qualcosa del genere in francese. Per questo sul blog, e lo ribadisco anche qua, ciao, stiamo tutti bene, baci da Monte Carlo. Poi andiamo avanti con un'altra, questa invece è fruttata, si chiama Summer Peach, è una fruit, è fruttata. Oggi non ce la faccio molto con l'inglese, beh. E, è un aperitivoso, secondo me. La Yankee dice: pesche mature, appena colte, scaldate dai raggi del sole, pronte per il primo morso. E, note di testa, pesca della Georgia. Note di cuore, pesca dolce. Note di fondo, muschio, vaniglia. Sa di succo di frutta, tipo mango, peach, salsa. Togli mango, lasci peach, salsa. Togli salsa e metti summer e viene fuori questa. Ah, però secondo me è un aspetto frizzantino, ma non tanto, tipo quelli tipo un pochino brusco che fai quando lo mangi, fai un po' così. E secondo me, visto che non penso sia la pesca dolce, penso che sia colpa della pesca della Georgia. Però è buona. Si espande bene, a differenza di delle olive, del pinzimonio. Il pinzimonio, tanto profumo, ma rimane dentro la stanza. Questa, secondo me, stesso tanto profumo, però esce e se ne va a fare un giro. Poi ultima, ma non ultima per ordine di importanza, è la Sea Salt and Sage, sale marino e salvia, che ha un'immagine un pochino zen, anche con dei sassolini, tipo c'è, cioè, tipo quella sabbierellina che tiri col quel rastrellino. Vabbè, è una dopo barbina, per la Yankee invece è una fresh. La descrizione dice: calda e accogliente, la salvia si fonde con l'odore fresco e pulito del sale marino, proprio come una rilassante passeggiata sulla riva. Note di testa, sale marino e bergamotto. Note di cuore, lavanda di mare. Note di cuore, lavanda di mare, salvia blu. Note di fondo, ambra bianca e vetiver. A parte questa escalation di colori, secondo me spicca e si sente meglio, cioè da, per me da spenta è fortissima, da accesa cambia. Si sente principalmente il vetiver, che infatti mi ricorda un sacco Beechwood, e il sale marino. Quando l'ho accesa ho detto boh, vediamo, sento niente. Questa qua è una fragranza passiva, secondo me, almeno per il mio olfatto, perché a parte che è da accesa, buonissima, però una dopo barbina, cioè di roba da spiaggia, per me c'è poco e niente. Cioè, cosa dici? Solo perché vai in, c'è il sale, vai in spiaggia? No, è una dopo barbina, è molto spa come profumazione, magari anche molto centro benessere, quelle cose lì. Ed è passiva, cioè non è di quelle che entri e ti arriva la botta in faccia di profumo, ma è di quelle che
stanno nell'aria, ti sembra di non sentire, ma invece le senti benissimo. Non so se mi riesco a spiegare. Cioè, è delicata, è molto, esiste tipo ambient, cioè è molto profumo d'ambiente questa. Molti dicono che la sentono forte, secondo me perché l'hanno usata da spenta. Secondo me ci vuole la resa qua. E niente, questo è tutto. Mi raccomando, andate a visitare il negozietto che vi ho lasciato qui. E se siete comunque nella zona di Bologna, magari state andando verso Modena, fateci una capatina, perché oltre a le Yankee tiene altri marchi e tiene anche un sacco di accessori e cose per la casa molto 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 carine. Questo è quanto. Mi raccomando, seguitemi su Facebook, sulla paginetta, sul blog, iscrivetevi al canale, fatemi delle domande, secondo me cambia il tempo perché non so parlare oggi, delle domande qui sul blog, sulla paginetta, dove più volete e vi aggrada. Vi saluto, vi bacio e alla prossima, ciao!